benvenuti alla presentazione del progetto Il Giro dei Due Mari con Marzia. Ora scendo Marzia 2019. La pedalata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere architettoniche e mentali e del turismo lento e sostenibile giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Promotrice dell'iniziativa sin dall'inizio l'associazione sportiva dilettantistica cicloturistica Castanea, presieduta da Santi Capri in collaborazione con il patrocinio dell'Axi Sport Ciclismo. Tra i partner dell'iniziativa l'Università degli Studi di Messina, l'IRSI Bonino Puleglio, la quarta circoscrizione Centro Storico e il Panatron International. Il Giro dei Due Mari con Marzia è stato definito un contenitore di storie. Storie ordinarie, storie straordinarie, storie che esulano dal quotidiano per andare a toccare i significati più profondi della vita e ciò che davvero conta. Benvenuti, ciao Marzia. E proprio Marzia è l'ispiratrice di questo progetto Il Giro dei Due Mari, questa ragazza in gambissima che ha saputo dei suoi limiti fare un punto di partenza e che grazie alla famiglia e soprattutto a Gianni ha creato un evento ciclistico che rappresenta un'importante aggregazione sia etica che sociale. Gianni, a te la parola. Grazie a tutti per essere intervenuti. Siamo sempre più grandi, la famiglia diventa sempre più numerosa, in ogni caso accogliente. Allora, vi racconto, ma non tanto per voi che conoscete il progetto, ma per chi ci segue su Facebook, cos'è il progetto Giro dei Due Mari. È un qualcosa per abbattere questo giro le barriere architettoniche e mentali. Prima erano architettoniche e mentali, dalla seconda edizione abbiamo iniziato ad anteporre barriere mentali e architettoniche. Perché prima si abbattono le barriere mentali, le barriere architettoniche di conseguenza si abbatteranno. Noi tocchiamo 40 comuni della provincia di Messina e a tutti i sindaci, qua abbiamo il nostro amico di Villafranca Matteo De Marco, in rappresentanza di tanti suoi colleghi. Noi chiediamo ai sindaci, portando un piccolo rinoceronte in cuoio, ricorda loro che dovrebbero, anzi, sarebbe obbligo di legge abbattere le barriere architettoniche nelle loro comunità. Quindi passiamo, chiediamo questo piccolo proposito e dopo, se ciò si avvera, noi ripassiamo e abbiamo un bel gagliardetto. C'è anche la raccolta dei gagliardetti ormai. Quindi quest'anno siamo alla quarta edizione, il colore è l'arancio fucsia, come vedete, è l'arancio flu, vieni qua e c'è Marzia. Microfono, vieni qua. Toccheremo la riviera tirrenica toccando i comuni. Questa è Marzia che è estemporanea. Per ultimo Venetico e Villafranca. Chiuderemo battendo in ogni comune di questo una barriera architettonica, poi saremo più dettagliati in questo. E per ultimo chiuderemo l'anello prima a Castanea, da dove siamo partiti la mattina del 6, e per chiudere in questo luogo l'Oasi Azzurra, che è stata, diciamo, la culla di questo progetto.
Infatti è una cosa, diciamo, che può sembrare banale, ma in effetti non è così, perché è proprio grazie all'attività sportiva che facevo in passato e appunto continuo a fare adesso, ho avuto la forza e la reazione è più giusta a combattere quello che è stato il passaggio dalla prima vita, diciamo, alla seconda. Io dico sempre il trapasso, anche se è una parola brutta, dire il trapasso, perché intendo appunto che non si torna indietro nella prima vita, quindi è comunque la vita continua. Io volevo essere molto, molto breve, volevo fare un ringraziamento un po' a tutti quelli che si stanno occupando dell'organizzazione del... Mi ha colpito parecchio quando ho letto un po' la tua storia, quello che hai detto, cioè tu hai detto come è importante non soffermarsi sul senso di pietà che spontaneamente viene fuori alla vista di un disabile in carrozzina, ma sollevare lo sguardo e osservare il sorriso della persona che si ha di fronte. La disabilità, hai affermato in una recente intervista, è negli occhi di chi la vede. Io so che tu sei promotore, anzi hai fondato l'associazione Il Vento in Faccia, che raccoglie diversi giovani da tutta la... Anche due ragazzi approcciano appunto alla pratica sportiva. Quest'anno c'è un altro ragazzo che ha approcciato, si chiama Emanuele Ciancio, non so se ci sta seguendo nella diretta. Magari qualche giorno di questo ci verrà a trovare pure lui e si unirà alla carovana. Quindi è una realtà che sicuramente va promossa, che va crescendo a piccoli passi. Però, come dire, anche noi rappresentiamo una piccola risorsa in quello che è la completezza delle attività paralimpiche che si possono svolgere in Sicilia. Perché... Applauso. Collega, benvenuta. La prima, la recente Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, diventa legge italiana con la numero 18 del 2009, la quale pone a fondamento dei valori non solo l'inserimento e l'integrazione delle persone con limitate capacità, ma l'inclusione della persona come cittadino a pieno titolo, titolare di diritti come tutti gli altri, che ha il diritto di partecipare alle scelte su come si organizza la società, sulle regole e sul funzionamento. La persona con infermità fisica o psichica, che si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno. Quindi questa legge rispetta e valorizza le residue capacità della persona. Grazie. Questa è la normativa di cui parlava anche Salvo Campanella, però l'importante è che questa normativa trovi concreta attuazione nel nostro territorio, questo è fondamentale. Quindi grazie mille per il contributo dato all'evento alla collega Denaro, che tra l'altro, lo ribadiamo, è sponsor di questa quarta edizione del progetto Dei Due Mari con Marzia. Il sindaco del comune di Villafranca Tirrena, Matteo De Marco, che invito ad avvicinarsi insieme a Paolo Baronello, presidente siciliano dell'Associazione Italiana Celiachia. Accogliamoli con applauso per come ci sentite. Benvenuto. E anche sponsor, ha ragione. Allora, sindaco, lei era presente alla presentazione del Giro dei Due Mari dello scorso anno, dove ha promesso di abbattere una barriera architettonica antistante i locali municipali. Durante la presentazione, mi dicevano, si è concretizzata questa partnership con l'Associazione Italiana Celiachia di Paolo Baronello per una sinergia che ha permesso la realizzazione di uno scivolo per bagnanti attrezzato di sedia job, donata proprio dall'Associazione Italiana Celiachia. Ora, entrambe le barriere sono state inaugurate, dimmi se sbaglio, durante il Giro 2018. Quindi quest'anno lo stesso comune, mi hanno riferito, ha già abbattuto tutte le barriere architettoniche presenti lungo il lungomare e nella piazza Graziella Campagna. A te la parola.
Grazie, grazie avvocato, grazie a tutti voi, buonasera a tutti a nome della mia cittadina che mi onoro di rappresentare stasera. Io è bello essere qua, è bello condividere con voi questa bella presentazione di questo progetto che secondo me ormai è diventato un appuntamento fisso annuale. E devo dire che voglio ringraziare l'associazione cicloturistica Castanera, le persone di tutti, perché ha detto bene poco fa che dietro un evento di queste, Salvo l'ha detto, sembra semplice, ci vediamo qua, facciamo una presentazione, finisce il giro e tutto fatto. Invece no, vengo anch'io dallo sport e so quanto è difficile organizzare qualsiasi evento, anche se sembra facile. E questo devo dire è un momento molto bello e di questo sono io che ringrazio tutti coloro i quali hanno un sentito questa legge che cresce anno dopo anno, perché devo dire che al netto della legge, che la legge c'è e andrebbe rispettata, però è servito grandemente da stimolo. Devo dire che da quando si sono presentati al nostro comune, nel nostro piccolo abbiamo cercato sempre di fare il meglio, però ci avete stimolati al punto giusto. L'anno scorso che ci siamo parlati, perché noi come associazione dobbiamo dire una cosa importante, che siamo ospiti del comune di Villafranca. Noi come sede regionale, Associazione Italiana Celiachia, ha sede proprio a Villafranca di Reno. E noi ci sentivamo anche un po' in dovere, come partecipazione di questa grande generosità che ci ha dato il comune di darci appunto la sede, per dire vogliamo dare qualcosa al comune di Villafranca. E qui poi è nato proprio questo seme di questa sede a Gioppo. Appunto io gli ho detto: guarda, noi abbiamo intenzione come associazione di dare un defibrillatore. Lui mi ha detto: ma se invertiamo, cambiamo un pochettino l'indirizzo al posto del defibrillatore e facciamo la sede a Gioppo, per poi è un problema. Ho detto no, anzi forse è ancora più bello, perché forse defibrillatori magari adesso ce ne sono tanti in giro. Una volta il comune di Villafranca rinnovo la disponibilità naturalmente e l'impegno a migliorare il tutto, il mio territorio sotto l'aspetto delle barriere. Grazie. Ringraziamo la sindaca di Villafranca di Brera, chiedo a Paolo Paranello, presidente siciliano dell'Associazione Italiana Celiachia, di rimanere con noi, perché volevo approfittare della sua presenza per parlare della celiachia come barriera alimentare d'AMBA. La celiachia è qualcosa che ti fa vivere una sorta di diversità. E dobbiamo dire le cose col proprio nome, perché appunto il problema della celiachia è una condizione un po' particolare, appunto, che tu la vivi giornalmente. Ti alzi la mattina e dici: cosa mangio? Vado al bar, posso fare colazione, posso mangiare la granita con la brioche? No. Un sentito ringraziamento anche alle Monco Staffette Sicilia, al CESB, il Centro Servizi per il Volontariato, e alla Misericordia per l'attività di supporto e di assistenza che espleteranno lungo tutto il percorso della pedalata cicloturistica. So che è qui presente, quindi lo invito ad avvicinarsi Totò La Pizzina, quindi accogliamolo con applauso. Lui si occuperà del servizio molto staffetto, così come invito anche il dottor Bike 25 e Pietro Torre, direttore di gara, ad avvicinarsi. Se viaggi per strada ed incroci una gara ciclistica, accosta subito a destra e ferma. Questo è quanto viene disposto dal sindaco e dal prefetto con l'approvazione della gara ciclistica, applicando l'articolo 9 del codice della strada. Il servizio di motostaffetta è importantissimo, perché cura una scorta tecnica della carovana durante il giro dei due mari e durante anche gli altri eventi che sono stati organizzati per marzo, no? Perché sicurezza e responsabilità sono valori fondamentali del progetto Il Giro dei Due Mari con Marzo.